Ciao a tutti, chi sarà il nuovo allenatore della Ternana Calcio? È una domanda che ci facciamo molti tifosi, ce la facciamo molti di noi in città, tra tifosi, giornalisti e quant'altro. Si continuerà con Lucarelli oppure arriverà qualche altro nome? Perché in questo momento è partito anche un tot allenatore. Allora, innanzitutto riepiloghiamo la questione, c'è sostanzialmente una lettera, una raccomandata inviata dal presidente Bandecchi al tecnico dicendogli che ci sono alcuni obiettivi da rispettare, che è quello di che la Ternana deve ambire alle prime due posizioni in classifica, quindi alla Serie A competitiva senza passare per i playoff, Serie A diretta. Deve rispettare alcune varianti di gioco che sono il 4-3-3, il 4-3-1-2, il 3-4-3 e altri impegni. Se Lucarelli firma, quindi accetta questa raccomandata, sarà lui a guidare le ferie, altrimenti ci sarà un altro allenatore. E proprio in quest'ottica è partito il tot allenatore, circolano 3-4 nomi, qualcosa in più, qualcosa in meno. Uno dei più accreditati è Inzaghi, Filippo Inzaghi, ex allenatore del Brescia, addirittura c'è anche Giampaolo per la panchina delle ferie e qualcun altro. Quindi chi sarà l'allenatore delle ferie? Questo lo scopriremo prossimamente. Nel frattempo sappiamo che la Ternana è intenzionata a riscattare dalla Salernitana Bogdan e quindi ad acquisirsi di sua proprietà il difensore. Per il resto le voci di calciomercato continuano, addirittura il Modena, che è stato neopromosso in Serie B, vorrebbe sia Pettinari che Donnarumma in coppia, quindi interesse per tutti e due. Non credo che onestamente siano cedibili, perché Bandecchi ha dichiarato che il tandem d'attacco è Donnarumma, Pettinari, Partipilo, Falletti, quindi non credo sia possibile una loro cessione, a meno di offerte di quelle sostanziose. Per il resto riparte l'iniziativa Mare col Cuore solidale del presidente Stefano Bandecchi attraverso la sua associazione Terni col Cuore. I primi di giugno ci sarà a Terni il torneo Le Notti della Ferra, torneo di calcetto. Nella giornata di oggi c'è stata e ci sarà un'importantissima amichevole per i ragazzi del settore giovanile che giocheranno con il settore giovanile della Juventus, quindi amichevole di livello per loro, sicuramente da trarne anche uno spunto. E per il resto, insomma, non ci resta che capire chi è il nuovo allenatore della Ternana, se sarà Lucarelli oppure un nome nuovo, lo vedremo prossimamente, perché sicuramente le notizie arriveranno.